Buon pomeriggio e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Una ricerca solerte durata tutta la notte che ha portato già all'arresto di 5 degli 8 appartenenti al comando che ieri notte ha rapinato un rider di 50 anni a Napoli presso la Calata Capodichino. Gli arresti sono stati eseguiti dagli uomini della Questura di Napoli dopo una notte intera di ricerche. Mancherebbero all'appello altri 3 malviventi protagonisti dell'aggressione. Lo scooter è stato anche recuperato dagli agenti. Ieri sera, infatti, un gruppo organizzato di 8 persone ha commesso un furto di motorino ai danni di un rider nei pressi della Calata Capodichino, un episodio crudo, violento, cattivo, senza il benché minimo rispetto per un uomo che stava sguadagnandosi la sua giornata di lavoro e portandogli il mezzo con cui effettua il suo servizio utile alla comunità, soprattutto in questo periodo di coronavirus. Scene atroci per la violenza che emanano un gruppo di persone che picchia ripetutamente il povero rider che si aggrappa al mezzo disperato. Alcuni cercano anche di investirlo per rubargli il motorino. Subito è scattata anche una gara di solidarietà sul web. L'obiettivo era da raggiungere, era ricomprare il motorino al cinquantenne, un obiettivo raggiunto in pochissime ore nella notte. La gara di solidarietà sul web è stata così eccezionale che l'uomo che ha avviato la campagna ha deciso di chiuderla per le troppe offerte ricevute. 11.068 euro è stata la quota raggiunta prima che si chiudessero le donazioni, un segno di come si possa rispondere alla cattiveria con la solidarietà. E il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, uno dei fautori della ricerca dei malviventi, ha effettuato una lunga diretta Facebook ieri sera sull'accaduto. Ecco un estratto delle sue parole. Dispiaciuta, io volevo farvi soltanto fare una riflessione. Avete visto la violenza di quei ragazzi con cui picchiano con forza, con violenza, con brutalità una persona che ha 50 anni? Beh, quando dite e quando immaginate che bisogna idolatrare i rapinatori, quando dicono solo un bravo ragazzo rapinatore, Ugo Russo o Caiafa, questo facevano, eh? Non è che erano puttini immacolati con l'aureola. Ricordiamocelo, ricordiamocelo, perché o stiamo dalla parte del rider o di questi criminali. Non ci stanno alternative, non ci sta via di mezzo, non ci sta il gnè gnè, ci sta da scegliere da che parte stare. Io l'ho scelto da tempo. Noi adesso abbiamo, è già partita, dopo che abbiamo pubblicato il video, la catena di solidarietà. Faremo riavere lo scooter a questo rider, un uomo di 50 anni. Lo voglio ricordare a tutti che fa il rider per mantenere i due figli. Un uomo di 50 anni che fa il rider per mantenere i figli viene aggredito in piena serata da sei criminali, giovani criminali, che girano indisturbati, perché noi siamo in zona rossa, ma se si va in tre su uno scooter senza casco di notte, a Calata Capodichino, quindi non in un vicoletto sperduto, niente succede. D'altronde, si possono fare gli altari dei criminali? Sì, si possono fare i murali dei criminali? Sì, si possono fare le idolatrie dei camorristi? Sì, si può minacciare un ragazzo perché ha denunciato i camorristi che gli sono andati a chiedere le estorsioni? Sì, e quindi giustamente loro si sentono padroni di tutto. E noi non lo vogliamo. Loro dicono ogni volta, i criminali, quando mi insultano, li vedete, insomma, che mi scrivono. Ci abbiamo, come dire, pure i sociologi dei criminali, quelli che dicono, beh, ma comunque dovete capire, ma comunque la politica sbagliata, tutto quello che volete. Io non c'entro con chi ha permesso ai detenuti di Poggioreale nei decenni passati di andare a lavorare nella pubblica amministrazione senza fare il concorso pubblico. Quella politica schifosa e bastarda, come coloro che hanno votato determinati politici, mi fa schifo. Per me si fanno i concorsi pubblici. Io ritengo che le famiglie dei criminali vanno smantellate, non vanno abbracciate. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 14.245 nuovi casi di coronavirus, circa 103.000 tamponi effettuati. Dopo l'impennata degli ultimi giorni torna a scendere il tasso di positività, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% della giornata precedente. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute riferisce anche di 347 decessi, con il bilancio delle vittime da inizio pandemia che supera la soglia delle 75.000. I dati di ieri vedevano 11.831 casi e
e su 67.174 tamponi effettuati. I guarigui del giorno sono 14.746. Il maggior numero di nuovi positivi si registra in Veneto con 3.419 casi, seguito dalla Lombardia con 1.709. In Regione Campania sono 619 i nuovi positivi, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi in merito all'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 6.411, con una percentuale di incidenza che tocca il 9,65% in linea con i giorni precedenti. Il numero esiguo di tamponi risente anche del numero dei giorni festivi in corso. Il bollettino segnala anche 18 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 11 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri, e 791 guariti. La situazione degli ospedali vede 98 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid la situazione vede 1.362 posti occupati su 3.160 disponibili. E sono anche 118.544 i vaccinati in tutta Italia dal 30 dicembre, data effettiva d'inizio della campagna dopo il vaccine day simbolico del 27. La situazione vede molte regioni utilizzare al meglio le dosi disponibili, come il Lazio, che ha già vaccinato più di 22.000 persone utilizzando quasi il 50% delle dosi a disposizione, mentre altre realtà come la Lombardia, pur avendo più di 80.000 vaccini a disposizione, sono riusciti a inocularne soltanto 3.126, meno del 4% di quelli disponibili. La Campania, in questa speciale classifica, occupa il sesto posto di efficienza, avendo già vaccinato 10.745 persone, prettamente personale sanitario, su 33.870 dosi a disposizione, per una percentuale del 31,7%. Al primo posto c'è la provincia autonoma di Trento, che ha già utilizzato il 54,8% dei vaccini possibili. Intanto in Inghilterra è partita la somministrazione di un altro vaccino, non quello della Pfizer-BioNTech, ma quello di Oxford-AstraZeneca. Il Regno Unito ne ha ordinato 100 milioni di dosi. Dopo le ultime bufere di vento e acqua si sono riproposti i problemi di infiltrazioni di acqua piovana all'interno di uno dei moduli di terapia intensiva dell'ospedale del Mare. In particolare all'interno della sala monitoraggio dei pazienti e in una delle sale relax, gli operatori sanitari sono stati costretti ad arrangiarsi con stracci e secchi d'acqua per evitare l'allagamento dei locali, spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. La ASL Napoli 1 ci ha comunicato che sono partite le contestazioni a carico della ditta che ha effettuato i lavori e le convocazioni per un sopralluogo urgente alla presenza dei tecnici per verificare i danni registrati nella struttura, per mettere in campo interventi che impediscono il ripetersi di questi fenomeni che rischiano di compromettere le attività sanitarie in uno dei moduli più importanti del nosocomio partenopeo. Io credo che occorra un decreto legge per bloccare l'alluvione di cartelle fiscali che rischia di abbattersi sui cittadini, ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Se non ci saranno nuovi stop, che noi sindaci auspichiamo, l'attività di riscossione ripartirà creando problemi e disagi alle famiglie. Si tratta di tasse, multe e tributi non pagate in periodi no Covid e che il fisco dovrebbe recuperare, ma siamo ancora in piena pandemia e le difficoltà di tanti contribuenti anche della nostra città, per cui l'eventuale discussione potrebbe causare la chiusura di molte attività, ha spiegato il sindaco. Allora si rende necessaria una rottamazione quater per gli anni dal 2016 al 2019, un nuovo saldo e stralcio che porterebbero alla cancellazione di molte cartelle di piccolo importo e al differimento e scaglionamento delle cartelle di importo maggiore. Noi come Comune abbiamo determinato un percorso che aiuta le imprese in difficoltà, il resto tocca al governo e al Parlamento, conclude Mastella, passando poi la palla al Premier Giuseppe Conte. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra le province di Napoli, Caserta, Firenze e Ravenna ad ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, che ha disposto, all'esito di articolate immagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, misure cautelari nei confronti di 13 indagati indiziati di associazione per delinquere dedita al contrabbando di sigarette provenienti dall'est Europa. Sono 4 le persone negli arresti domiciliari e 9 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A questi si aggiungono altre 6 persone nei cui confronti è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini. Tutti i sospettati risultano a vario titolo responsabili dell'introduzione, vendita, trasporto,
acquisto e detenzione sul territorio campano di tabacchi lavorati esteri. Le fiamme gialle hanno provveduto all'esecuzione di sequestri di 3 società per via della sproporzione tra i redditi percepiti e dichiarati con il reale tenore di vita. Le attività di investigazione sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli, che ha eseguito nel corso di 2 anni di indagini 4 arresti domiciliari, 11 in flagranza di reato, ha denunciato 40 responsabili e sequestrato 12 autoveicoli, 13 tra box e garage e soprattutto 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Sono 62 i nuovi positivi a coronavirus nella provincia di Caserta, secondo il bollettino della Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati 687 per la percentuale di incidenza che aumenta al 9%, l'altro ieri era al 3,9%, si segnalano purtroppo altri 6 decessi in provincia che portano in totale da inizio pandemia 446 persone decedute per coronavirus. I decessi sono avvenuti nei comuni di Lusciano, Maddaloni, Santa Maria Vico, Caserta e 2 a Casal di Principe. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 299 persone guarite. I comuni con maggior numero di attualmente positivi nella provincia di Caserta sono Avessa con 289 casi attivi, Maddaloni con 253, Marcianise con 248 e Caserta con 236. E passiamo ora allo sport. Il Napoli vince a Cagliari per 4-1 e torna al successo. Gli azzurri in rete con Zielinski, doppietta a Lozano ed Insigne sul rigore. Inutile gol del momentaneo pareggio di Joao Pedro. I partenopei con questo successo salgono a quota 28 in classifica, al quarto posto a meno 2 della Roma terza. Gattuso a fine partita, così commentato il successo dei suoi in Sardegna: sono soddisfatto della prestazione ma anche arrabbiato, non si può arrivare 10 volte sotto la porta e rischiare di non segnare, manca il veleno, senza Zielinski saremo qui a parlare d'altro, lui è un calciatore completo che danza sul pallone, gli ho sempre detto deve diventare determinante, era importante vincere, dobbiamo fare un ulteriore step. Osimhen sì, ha sbagliato e pagherà, ha anche chiesto scusa, a breve lo vedrò, il mio maestro Lippi mi diceva sempre di cuocere nel mio brodo, lui deve cuocere nel suo, dagli errori si può solo imparare. Il Benevento intanto cade in casa contro il Milan, in una partita ricca di emozioni, a bloccare il match si pensa che sì sul rigore al minuto 15, dopo un disastro in uscita, palla al piede della difesa sannita, al minuto 33 la possibile svolta a causa del rosso a Tonali, i rossoneri però reggono ed iniziano ripresa, superano con un super gol di Leao. L'estrega avrebbe avuto la possibilità di riaprire il match con Caprari dal dischetto all'ora di gioco, ma il fantasista ha sbagliato. La squadra di Inzaghi nel finale sbatte su un super Donnarumma, il tecnico dell'estrega ha così commentato il match a fine gara: abbiamo fatto una prestazione straordinaria, se c'è rammarico è perché stiamo facendo cose egregie, i ragazzi volevano fare il risultato contro una grandissima squadra, il Milan è difficile da affrontare anche senza uomini chiave, sono squadra, ti fanno male nell'uno contro uno ed hanno in porta un fenomeno. Milan-Juve, tiferò per i rossoneri come ho sempre fatto. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione di Teleprima continua alle ore 18, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.